Tutti, oggi sono qua per farvi vedere che cosa ho acquistato recentemente da Libraccio. Si tratta di un mini haul perché ho recuperato 3 libri. 2 di questi titoli li puntavo da una vita. Il problema è che hanno un prezzo di copertina abbastanza alto, quindi non mi sono mai decisa ad acquistarli. Li ho trovati a metà prezzo, quindi non potevo lasciarli lì. L'altro libro invece è stato un po' una spinta dell'ultimo minuto, ma conquistata la trama e un'idea che mi sono fatta, ma adesso vi racconto. Il primo libro che puntavo veramente da un'eternità è Il serpente dell'Essex di Sara Perry, edito da Neri Pozza, a un prezzo di 18-19 euro. Qua è nascosto dall'etichetta del Libraccio, io l'ho pagato 9 euro. Puntavo molto questo romanzo perché ne avevo sentito parlare benissimo ovunque, la copertina aiuta tanto ad avvicinarsi a questa storia che è ambientata a fine dell'Ottocento a Londra, quindi già questi 2 elementi favolosi. La protagonista è una donna rimasta da poco vedova che vive questo momento della sua vita come una grande liberazione. Finalmente può dedicarsi a quello che le piace. Ha una grande passione per la natura e si trasferisce in un luogo per poter dedicarsi un po', non proprio all'archeologia, però si mette a ricercare comunque dei resti, e mentre in questo luogo corre voce di un mostro, diciamo, un serpente. La protagonista ne è particolarmente incuriosita e decide di mettersi a indagare assieme ad un altro personaggio della storia. Diciamo che io mi ero fermata già solo alle premesse, all'ambientazione, ne ho sentito parlare poi benissimo, soprattutto per quanto riguarda la caratterizzazione dei personaggi. Inoltre qua dietro è scritto: se Charles Dickens e Bram Stoker si fossero riuniti per scrivere il grande romanzo vittoriano, mi chiedo se avrebbero superato Il serpente dell'Essex. Date queste premesse, quindi non poteva che essere mio. L'altro libro che ho recuperato, sempre edito da Neri Pozza, è questa meraviglia qua, L'assassino di Florence Nightingale Shore di Jessica Fellows. Questo è il primo libro di una serie, ovvero I delitti Mitford, 6 sorelle, una vita di misteri. Anche in questo caso il prezzo originale di copertina si aggirava attorno ai 18 euro, io l'ho pagato 9,72 euro. Oltre ad incuriosirmi l'aspetto mystery dietro a questo romanzo, volevo leggerlo anche perché mi è stato molto consigliato da Arianna. Siccome ad entrambe piacciono i gialli, i misteri, penso che potrebbe averci azzeccato. A lei era piaciuto tantissimo e quindi non vedevo l'ora di recuperarlo. Anche perché adesso non ricordo bene che romanzo stessi leggendo, ma era stato citato proprio questo caso, forse era un libro di Poirot, di Agatha Christie, quasi sicuramente. Perché la storia infatti credo sia proprio ispirata ad una vicenda vera. Florence Nightingale Shore era infatti un'infermiera, era perché è stata assassinata durante un suo viaggio in treno. Un caso che ha fatto molto discutere ai tempi e su cui si mettono a indagare appunto delle sorelle. Un caso che fece molto discutere ai tempi e su cui si metterà ad indagare la protagonista della storia. Non ho voluto informarmi troppo perché spesso le trame dei misteri rivelano anche fin troppo della trama, e quindi preferisco immergermi nella storia poco alla volta e sapere giusto quel pizzichino di premessa. Recentemente inoltre è uscito il secondo romanzo di Delitti Mitford, quindi una motivazione in più a leggerlo al più presto. Libro che invece ho scoperto molto recentemente, Natale con Delitto, di Mavis Doriel Hay, edito da Lindau al prezzo di 19 euro, se non sbaglio l'ho pagato 10. Questo libro mi ha incuriosita tanto, innanzitutto perché non conoscevo l'autrice, che ho scoperto essere un'importante scrittrice degli anni 30, soprattutto per quanto riguarda il crime. Inoltre la trama di questo libro mi ha ricordato tantissimo Il Natale di Poirot, che io ho amato alla follia, se ben vi ricordate. Quindi mi sono detta, cavolo, è un modo per leggere un giallo che non sia della Christie, visto che è un po' un mio limite. Mi rifugio sempre nella mia amata Agatha Christie, ed è la lettura perfetta per il mese di dicembre. In pratica, Sir Osmond contatta l'avvocato per cambiare il testamento e si accordano per modificarlo subito dopo Natale. In questa circostanza riunisce tutta la famiglia, i figli, i parenti, è presente però anche l'avvenente segretaria di Osmond, e subito dopo i festeggiamenti
Osman viene ritrovato assassinato nel suo studio. Zan 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 zan. Probabilmente quella modifica del testamento, quell'annunciare che il testamento sarebbe stato modificato, forse ha messo in moto qualcuno. È sempre uno degli elementi cardine, diciamo, di Agatha Christie. Tutte le volte che si tenta di cambiare il testamento, che lo si cambia, succede poi il finimondo. Non vedo l'ora di leggerlo, mi spaventa un po' la lunghezza perché non è lunghissimo. Conta 300 pagine scarse, però ad esempio i romanzi della Christie si aggirano sempre fra le 100 e 200 pagine, quindi scorre molto velocemente. Spero che anche questa lettura non risulti pesante e vedremo quanto si avvicina al Natale di Poirot. Questi erano quindi i tre libri che ho recuperato usati da Libraccio. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, soprattutto se li avete già letti e che cosa ne avete pensato. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!